TG Sera 24 con Mimmo Siena. Buonasera, ben ritrovati per questa edizione del TG Sera 24. In apertura la situazione legata al conflitto in Medio Oriente. Israele risponderà con risolutezza all'attacco avvenuto martedì sera da parte delle forze armate iraniane. Una pioggia di 200 missili e passa ha colpito il territorio israeliano, in modo particolare nelle città di Tel Aviv e Gerusalemme. Il gabinetto del premier israeliano unito al capo di stato maggiore ha affermato che si risponderà con la dovuta risolutezza a questo attacco, giurando che l'esercito israeliano ha la capacità di raggiungere e colpire qualsiasi punto. Quei nemici che non lo hanno capito fino ad ora lo hanno capito e lo capiranno presto. Il premier, in una dichiarazione alla stampa, ha detto: siamo nel mezzo di una dura guerra contro l'asse del male che cerca di distruggersi. Questo non accadrà, riporteremo i nostri residenti del nord e garantiremo la condizione legata alla eternità di Israele. Intanto l'organizzazione terroristica Hamas ha rivendicato la responsabilità dell'attentato avvenuto ieri sera a Jaffa in concomitanza con la pioggia di missili iraniani caduti nel territorio israeliano, dove, lo ricordiamo, hanno perso la vita a 7 persone. Intanto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha fatto sapere che non sosterrà un attacco ai siti nucleari iraniani, secondo quanto ha riferito. Intanto il presidente iraniano Bezeskian, durante un intervento, ha accusato Israele di aver spinto Teheran a reagire e ha promesso una risposta forte in caso di rappresaglia israeliana, affermando poi che l'Iran non cerca la guerra con Israele. Tra l'altro l'esercito israeliano andrà in coordinamento con gli Stati Uniti, che proprio nel corso del raid iraniano hanno posto a sicurezza l'intero asse della regione. Nel corso del telegiornale della mattina vi abbiamo dato notizia di una doppia esplosione che si era verificata all'ambasciata di Israele in Danimarca. Poi nel tardo pomeriggio si è venuto a sapere che un altro attacco è stato compiuto contro l'ambasciata israeliana, ma questa volta in Svezia. Colpi di arma da fuoco erano diretti contro l'ambasciata israeliana. Non ci sono stati ancora ulteriori dettagli e al momento non sono stati effettuati arresti. La polizia ha raccolto un materiale abbastanza corposo provenienti dalle telecamere di sorveglianza presenti nell'area. Questa è la situazione alle prime luci della sera di mercoledì, ma ovviamente non bisogna dimenticare quello che è successo dalla prima mattinata. E per quanto riguarda invece le notizie che si sono accavallate tra la notte e le prime ore del mattino, c'è da dire che la risposta israeliana ci sarà. Lo ha confermato l'ufficio di gabinetto del ministro degli esteri Gantz ed anche quello del premier israeliano Netanyahu. Gli Stati Uniti, che hanno fornito supporto ad Israele in questo attacco, hanno nei giorni scorsi messo in evidenza di far rimanere 2 portaerei nella regione e anche con i sistemi di protezione dati ad Israele ha consentito che non ci fossero delle vittime significative nelle città colpite dall'Iran. Iran che poi, in una controreplica diplomatica, ha fatto sapere che se Israele decidesse
di ricorrere ad una risposta sarà più schiacciante di quella vista a poche ore fa. Ovviamente la risposta del mondo è stata di preoccupazione ed anche di ricorrere nel più breve tempo possibile a una de-escalation che sta mettendo a rischio tutto, compresa l'ONU ed il contingente dell'Unifil al confine con il Libano, dove martedì sera è registrata una ondata di attacchi israeliani nel sud della regione. Va detto che ci sono state due notizie che sono arrivate nelle prime ore del mattino. Da una parte, una doppia esplosione che si è verificata all'ambasciata di Israele in Danimarca e che la stessa Israele ha confermato pochi minuti fa una significativa rappresaglia in risposta al massiccio attacco missilistico iraniano. Inoltre, il gruppo terroristico Hezbollah ha fatto sapere che sono state respinte truppe israeliane in una città del sud. Ancora la questione legata al Medio Oriente, ma in questo caso anche le reazioni italiane, perché la Premier Meloni ha avuto un vertice in connessione video audio con il G7, chiedendo di fare tutto il possibile per trovare una soluzione diplomatica definitiva sulla vicenda. Tra l'altro poi ha rivolto un messaggio allo Stato ebraico per insistere per un cessate il fuoco a Gaza e per normalizzare il confine con il Libano. Il governo italiano ha invitato tutte le parti in conflitto a cercare di trovare una soluzione e, qualora la situazione peggiorasse, ha posto un piano per le evacuazioni. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto all'ONU di rendere efficace il mandato della missione dell'UNIFIL alla luce del deterioramento della situazione sul terreno. Per quanto riguarda invece il ministro della difesa Crosetto, chiede una rapida ed incisiva azione da parte dell'ONU. E veniamo adesso alla nostra identità regionale. La Corte dei Conti della Puglia ha dato parere positivo al rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2023. Non sono stati evidenziati particolari problemi grazie all'impegno dell'ente per una sana, corretta e gestione delle risorse. Apprezzabile anche che la Regione abbia raggiunto l'obiettivo del pareggio di bilancio. È assurdo, ha aggiunto il procuratore a margine dell'udienza, che una regione non riesca a programmare quella che sarà la sua gestione futura, essendo quindi costretta a contare delle spese per acquisire beni e servizi. Criticità sono emerse nella spesa sanitaria, con una perdita di 38,54 milioni di euro. Sulle spese per il personale, anche in questo caso, le risorse assegnate per l'emergenza Covid potranno essere utilizzate fino al 31 dicembre 2022 per continuare ad assumere personale del tutto illegittimamente, come rilevato anche dalla Corte Costituzionale. E proprio la Regione Puglia è finita nel mirino di un gruppo di opposizione all'ente di Via Capuzzi per la questione legata a soli due voli aerei per un aeroporto salentino. Aeroporti di Puglia, che gestisce il settore aereo della Regione Puglia, è finita nel mirino di polemiche politiche dopo aver annunciato con toni di entusiasmo, fino ad un certo punto, la partenza di due voli settimanali Brindisi-Roma. La vicenda non è andata giù per niente al gruppo di opposizione Puglia Domani, che parla di uno show assai poco edificante da parte del consorzio aeroportuale ed in più l'inadeguatezza della situazione e la disparità di trattamento rispetto all'aeroporto di Bari, che conta un numero di voli superiori a quello del Salento. È innegabile che l'aeroporto del Salento, fanno sapere, soffra di un cronico squilibrio rispetto allo scalo barese. Tra l'altro, due voli in più a settimana, dicono, non possono rispondere alle sfide di un territorio, il Salento, che ha bisogno di affermarsi sempre di più come destinazione strategica in Italia ed all'estero. E veniamo adesso alla cronaca, perché è stata disposta l'autopsia sul corpo di una donna di 47 anni, morta
in un incidente stradale verso la fine del mese di settembre sulla provinciale che unisce San Severo a Castelnuovo della Daunia. Per causa in corso di accertamento, quell'auto finì fuori strada schiantandosi contro un albero. L'impatto fu talmente violento che il veicolo prese fuoco. Riportò ustioni il marito che è stato raggiunto da una visita di garanzia con l'imputazione provvisoria di omicidio volontario, un atto dovuto per permettere all'indagato di nominare un consulente nell'esame autoptico che è stato effettuato al vaglio degli investigatori, sia la dinamica dell'incidente che per quanto riguarda le dichiarazioni che ha reso l'uomo. E adesso andiamo ad occuparci di una notizia che è arrivata nel corso di questa giornata. Dal premio letterario Zingarelli c'è stato un riconoscimento per il professore del cuore, un singolare premio che ha visto coinvolti i docenti in pensione o in attività di alcuni istituti di Cerignola di Foggiano, la sede dove si è svolta l'evento. Uno di questi l'abbiamo raggiunto ed ha ricevuto il prestigioso riconoscimento. Si tratta del professor Massimo Grieco dell'Istituto Comprensivo di Vittorio Padre Pio, diretto dalla preside Maria Luisa Russo. Noi lo abbiamo intervistato. Ecco che cosa ha detto ai microfoni del nostro telegiornale. Professor Grieco, buongiorno innanzitutto. Lei ha Buongiorno, buongiorno. ricevuto questo riconoscimento dal premio letterario Zingarelli, se l'aspettava? Assolutamente no, non me l'aspettavo, innanzitutto per una questione di numeri, nel senso che l'insegnante di matematica, io ho quattro classi, mentre ci sono altri insegnanti che ne hanno nove, e quindi non me l'aspettavo proprio per questo motivo, dicevo. Sicuramente qualcun altro ha più possibilità di me, conosce più alunni. Quindi non me l'aspettavo assolutamente, per me è stata una piacevole sorpresa. Tra l'altro, dirigere le sue classi quotidianamente non è semplice, è così. Dirigere le mie classi? Sì, vabbè, abbastanza, non direi che non è semplice, è abbastanza semplice. Nel senso che quando entra in sintonia con i ragazzi e si riesce a instaurare un bel rapporto fatto di fiducia e di rispetto, poi procede tutto bene. Questo rapporto lo si crea il primo anno che vengono i ragazzi, il primo anno. Quindi nel momento in cui i ragazzi vengono a scuola e si stabiliscono delle regole, si crea un bel rapporto dall'inizio, poi l'insegnamento va tutto bene perché, come dire, si lavora sulla fiducia, sul rispetto e i ragazzi seguono abbastanza Un'ultima bene. domanda, spero e mi auguro che la sua dirigente scolastica sia rimasta soddisfatta di questo riconoscimento che ha avuto. Non lo so, questo lo dovrebbe chiederlo a lei, non lo Però ho so, la sensazione che credo di sì, penso di sì, almeno lei mi ha mostrato, diciamo, gioia, era contenta, e quindi penso che sia rimasta contenta. Buon lavoro, professore, grazie. E adesso veniamo alla pagina sportiva. Cominciamo con la Champions League perché l'Atalanta ha vinto contro la formazione dello Shakhtar Donetsk con il punteggio di 3-0. Possiamo vedere in questo momento la grafica che ce lo dice adesso. L'Atalanta dunque ha vinto 3-0 contro la formazione della Ucraina dello Shakhtar Donetsk con le reti segnate al 21esimo minuto da Jim City, poi il raddoppio ad opera di Lukman al 44esimo del primo tempo e poi nella ripresa il terzo gol ad opera di Bellanova. Con questo importante risultato l'Atalanta si è pienamente riscattata in zona europea. Adesso andiamo alle altre due partite in corso, esattamente Liverpool-Bologna e Lipsia-Juventus. Il risultato è cambiato proprio pochissimi istanti fa. Anzi, scusate, il Liverpool è passato in vantaggio sul Bologna per una rete a zero. Chiediamo ovviamente
alla nostra regia immediatamente di cambiare il punteggio. Eccoci qui. Quindi mi dicevo che il Liverpool è passato in vantaggio sul Bologna per una rete a zero. La firma è arrivata intorno al 13° minuto del primo tempo da parte di McAllister, che ha approfittato di un cross che è arrivato da Salah dalla sinistra e ha messo il pallone in rete. Quindi situazione all'11° minuto del primo tempo vede il Liverpool in vantaggio sul Bologna per una rete a zero. Per quanto riguarda invece la sfida tra Lipsia e Juventus, siamo esattamente al 13° minuto ed il risultato rimane ancora fermo sullo 0-0 di partenza. E adesso la pallavolo Serie C femminile, nuova riconferma nelle file della Fenice Libera Virtus per Noemi di Schiena. Infatti, la giocatrice che del team guidato da Cosimo Di Lucia rimane uno dei perni del sestetto Ovantino. Nelle sue prime parole ha detto: "Sono molto felice di restare con il compito di aiutare la squadra in una veste ormai abituale per me. C'è desiderio di riscatto con entusiasmo e voglia di mettersi in luce. Cercheremo di fare bene, consapevoli che sarà un campionato difficile. Ci stiamo preparando duramente e non vediamo l'ora di ritrovare i nostri tifosi." Va ricordato che proprio l'atleta citata si è laureata qualche mese fa in scienze delle attività motorie e sportive. E con questo siamo arrivati al termine di questa edizione del nostro giornale. Vi ringraziamo come sempre di essere stati in nostra compagnia. Prossimo appuntamento, come sempre, domani mattina con la nostra edizione del mattino. A tutti un buon proseguimento di serata. Vi ricordiamo che questa edizione del TG Sera è disponibile sui nostri canali social Facebook, YouTube, X, WhatsApp.